un nuovo video. Oggi sono qui nuovamente per farvi un video bullet journal slash programmazione settimanale di esami e di studio con l'iPad. Il video della scorsa settimana, che era un po' bullet journal cartaceo, un po' bullet journal su iPad, vi è piaciuto tantissimo, tanto che per la prima volta siamo andati nelle tendenze, vi ringrazio da morire. E il video di questa domenica in realtà doveva essere un altro, ma per motivi che poi capirete in seguito non sono riuscita, insomma, e quindi siccome ho un poco tempo e questa cosa l'avrei dovuta fare in ogni caso, ho deciso di prendere due piccioni con una fava e farvi la programmazione di questa prima settimana di esami appunto insieme a voi. E la andrò a fare esclusivamente su iPad perché devo programmare proprio giorno per giorno cosa fare e di conseguenza io lo faccio qui e quindi mi sembrava giusto e vero, più onesto farlo qui insieme a voi. Io direi di non perderci troppo in chiacchiere, altrimenti questo video come sempre dura tanto, e direi di partire dalla immagine che io voglio andare a mettere questa in cima alla programmazione questa settimana. Se vi siete persi il video della scorsa settimana ve lo lascio qui, mi sembra, o di qua, non mi ricordo. Comunque, vi faccio subito vedere l'immagine che ho scelto per questa settimana. Ecco qui l'immagine che ho scelto per questa settimana, è un'immagine che ho scattato io con il telefono, infatti la qualità non è eccelsa, però è abbastanza buona, e il programma su cui l'ho importata è Procreate, ve lo scriverò da qualche parte nello schermo, e è un programma che serve per disegnare, ve l'ho già fatto vedere diverse volte, ed è qui che io vado a modificare tutto ciò che riguarda le immagini. Quindi, siccome l'altra volta avevo realizzato un disegno illustrato di un tramonto che mi suggerisse pace e serenità, questa settimana andiamo a utilizzare una foto che ho fatto una mattina di queste quando sono uscita praticamente all'alba per recarmi all'università e appunto la voglio andare un pochino a modificare. I colori sono stati leggermente modificati su Photoshop e adesso vado a modificare un pochino l'immagine. Principalmente ci volevo fare... Ops, non mi piace... Ok, troppo poco ciccione, voglio più ciccione, non so se è troppo o troppo poco, voi che dite? Volevo fare una sorta di rondini molto stilizzate, naturalmente niente di super illustrato, però mi sa che devo, qua vado ad allargare il pennello, qui vado a diminuire la sua intensità, è troppo un V. Ok, mi piace. Ok, non so se li vedete. E vi assicuro che forse dallo schermo, scusate, non so che parola ho detto, non sembrerà, ma da qui sembrano un po' più rondini, insomma. Poi vabbè, sono bianche, le rondini sono nere, quindi vabbè. Lascia il tempo che trova, comunque è un disegno. Allora facciamole anche nere. Ok, ne ho fatta anche qualcuna nera. E adesso volevo andare a dare un pochino di rosa qui in questa parte, perché qui è tutto celeste, però qui è tutto bianco. Quindi volevo andare a utilizzare un pennello tipo aerografo, molto morbido, e magari un rosino. Proviamo. Allora, lo voglio un pochino intenso e soprattutto molto grande. Adesso direi uno più tipo Tiffany per andare a fare, ok, un passaggio più degradé, diciamo. Ok, che cosa ne dite? Ve lo giro così lo vedete un po' meglio, perché è più grande così. Allora, devo dirvi, mi manda una serenità, una pace assoluta, mi piace moltissimo. Ok, quindi una volta che decido che la foto mi piace ed è quello che volevo, la vado a salvare. Dopodiché, una volta salvata, dobbiamo andare, come sempre, a scegliere il tipo di carta, insomma, quello che abbiamo fatto l'altra volta. E lo andiamo a scegliere appunto qui. Il metodo è sempre lo stesso, quindi carta non troppo scura per studiare, perché sennò mi viene la tristezza infinita, e direi che per oggi la mettiamo rosa perché mi ispira particolarmente, e poi direi di andare a fare sempre i quadrettini perché mi sono trovata molto bene l'altra volta, devo dire. Ok, una volta che è qui la mettiamo bella grande per far capire qual è il nostro obiettivo. Sto
stavolta la vado a fare anche più grande, proprio vado a lasciare soltanto una linea di quadrettini. La vado ancora ad ingrandire. Perfetto, direi la porto ancora più su. E ci siamo. Questa è la nostra bellissima foto, mi piace molto. E voglio andare a scrivere appunto sempre una cosa un po' motivazionale, sempre col blu, che è il colore, diciamo, più bello di questa foto. Come sempre ci andiamo a fare la strisciolina che a me piace un sacco. Qui, bella grande, sì. L'andiamo a ricopiare perché tanto ovviamente le materie d'esame sono sempre le stesse, è inutile che le riscrivo. Adesso direi di iniziare la programmazione, che questa settimana deve essere veramente molto molto serrata, in quanto appunto lunedì inizio gli esami. Allora, una ragazza l'altra volta mi ha detto che se tengo premuto faccio una linea dritta. E aveva ragione. Inizialmente ho detto, ma sarà vero? È vero, sono una donna di poca fede, perdonatemi. Raga, non avete idea la soddisfazione nel vedere questa cosa, non ci avevo mai provato. Poi una ragazza o un ragazzo, non mi ricordo, me l'ha scritto in un commento e oh mio Dio, fantastico, bellissimo. Però volevo andare a scrivere stavolta che cosa è successo? Ok. Volevo andare a scrivere il nome sopra del giorno per farlo un po' più carino. Me gusta. Ah, lunedì dobbiamo scrivere grosso come una casa. Non so se questo si legge. Ah, oh, yes, si legge. Ho un esame. Esame di graphic design. A questo punto però devo andare ad allargare la tabella e quindi cancello la linea sotto per poter andare a scrivere meglio. E quindi per lunedì mi devo ricordare di portare. Innanzitutto mi scrivo la lista delle cose da portare all'esame. Che starebbe per tutti gli esercizi del corso, ma siccome sono un po' pigra non lo scriviamo, ma io so a che cosa si riferisce naturalmente. E questa volta li vado a sottolineare con il colore della materia a cui si riferiscono e invece sempre col colore di quella materia vado a scrivere cosa devo fare proprio a livello invece di studio e l'unica cosa che devo fare, essendo una materia molto scritta, è ripassarmi la teoria. Quindi portare e fare, e poi sotto attacco un piccolo riquadro che magari facciamo tipo blu, quindi un colore comunque scuro e quindi ben evidente, sì, ma non va bene la matita, ok? Su dove aggiungo praticamente quello che devo fare lunedì, perché quello sopra è quello che faccio per lunedì, mentre lunedì io devo studiare e quindi mi scrivo che devo. Che materia ho da fare lunedì? Lunedì devo fare sicuramente teoria e metodo dei mass media perché martedì ho l'esame, per cui il colore qual era questo? Beh. Per martedì, allora questi direi di scriverli sempre in questo colore perché vi giuro, raga, è super bello. Non l'avevo mai provato su un foglio colorato e rimane super vigile come cosa. Diciamo, l'esame si chiama teoria,
il metodo dei mass media, ma noi scriviamo T mass media. Foglio protocollo e astuccio. Vi sembrerà una cosa banale, ma io non portando mai l'astuccio perché faccio tutto col computer, per me non è banale perché non me lo ricordo se non me lo scrivo. Quindi sottolineiamo del colore che abbiamo utilizzato qui. Invece da fare, devo ripassare tutto, che devi fare? Scrivere quello che devo fare per mercoledì. Per mercoledì ho web design, che è lilla. Allora, ok, questo si tratta di un progetto per web design, di creazione di un sito web, per cui fare le versioni mobile si intende fare le versioni mobile di un sito pensato per desktop, perdonatemi, mi ingarbuglio. Ok, devo dire che il consiglio di questa ragazza ci ha salvato l'esistenza, cioè guardate che ordine, mi piace molto. Adesso procedo un po' velocemente a fare tutta la settimana. Ok, e poi voglio decorare con qualche disegnino qui e là. Sono appena accorta di aver fatto un errore, ovvero che qui ho utilizzato un colore sbagliato per parlare di graphic design, che tra l'altro ce l'avevo sopra gli occhi, non so perché non me ne sono accorta che era questo. Quindi lo vado subito a modificare perché, ops, perché altrimenti mi sbaglio. Cancello soltanto le evidenziature. Io ho cancellato anche una lettera, perciò la vado subito a rimettere giusta. Ok. Quindi ricapitolando, questo è quello che abbiamo fatto. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, è una settimana da inferno praticamente. E adesso volevo andare a fare semplicemente qualche disegnino qua e là, proprio ghirigori per rilassarmi. Tra l'altro avevo anche messo la candela per rilassarmi, ma ragazzi, a momenti va, questo va sui pennelli, andava a fuoco tutta casa, quindi per un pelo non siamo morti tutti. E quindi adesso volevo fare qualche cosa carina, simpatica, delicata, ecco, giusto per rilassarmi.
naturalmente si tratta tutte di scemenzine, insomma, però molto carine. Insomma, i colori, lo sapete, rilassano da morire, quindi queste cose mi piacciono, poi quando ho tempo le faccio. E poi volevo andare a inserire le ultime due cose, ovvero la memo è questa cosa qui, quindi una sorta di post-it, perché mi devo ricordare che ci sono 2 giorni che vado in macchina, e siccome guido io me lo dovrei scrivere. E lo scrivo perché è importante, perché andando in macchina ci metto molto meno tempo che andando con i mezzi all'università e di conseguenza ho più tempo per studiare quella giornata, ed è una cosa che mi voglio segnare, ecco. La mettiamo qua perché martedì la prende Alice, quindi... Ok, direi che quindi il piano della settimana è stato fatto. Queste due cose erano super importanti, ogni tanto io post-it li metto. E niente, in bocca al lupo a me e a tutti quelli che hanno o gli esami di maturità o la terza media o la sessione estiva, insomma, come me. Vi faccio un grande in bocca al lupo. Io spero che questo video vi possa essere piaciuto. Spero che vi abbia rilassato e tenuto perlomeno compagnia in questa domenica. Io vi mando un bacio enorme e noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, se volete altri video di questo genere e avete qualche consiglio da darmi, scrivetemelo nei commenti e lasciatemi un mi piace. Io vi lascio ad una buona giornata, vi mando un bacio.